Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre il vostro Dedet, bentornati nel mio canale. Puntualissimo come un orologio svizzero, anche se non è affatto vero perché oramai è fine mese, di solito il video acquisti lo faccio a inizio mese, quindi sono decisamente in ritardo. Gli ultimi acquisti videoludici, direi che possiamo procedere. Per l'attuale generazione e per Xbox, anche se la generazione è vecchia, però vabbè, funziona anche su Serie X, ho preso Nier Replicant, che ho giocato anche un po' con voi un paio d'ore su Twitch. Il titolo mi è piaciuccato, non lo so, ha delle parti molto belle, ma anche delle parti veramente tanto pallose, e puntualmente quando giocavo con voi in live mi sono beccato una di quelle parti. Non amo tantissimo il tipo di sistema di backtracking che ha, perché bisogna spesso fare un pezzettino, poi bisogna tornare indietro, rifare quel pezzettino e poi aggiungerne un altro, e si fa sempre su e giù, non lo so, non lo avevo sinceramente approfondito la vecchia versione che giocai su Xbox 360, perché in quel periodo c'erano altri titoli che volevo giocare, però non lo farò neanche in questo caso. Forse mi fermerò a farmi piacere Automata, che mi era piaciuto veramente tantissimo, e questo purtroppo, per quello che è, per quello che mi piace, lo lascerò da parte. Per Nintendo Switch invece oggi fresco 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 mi è arrivato la collector di No More Heroes, fatto dai ragazzi di Limited Run Games. Grandissimo capitolo di Suda 51, lo giocai ovviamente su Wii, poi l'avevo rigiocato su PlayStation 3 nella versione Heroes Paradise, e adesso è uscita la versione per Switch. Io ho preso il primo capitolo, ma mi sono veramente un po' pentito di non aver comprato anche il secondo, almeno liscio lo dovevo prendere. Tutto questo perché, come tantissimi che amano come me questa saga, stiamo aspettando No More Heroes 3. E chissà se sarà l'ultimo, è bello soprattutto. Finalmente ho partecipato anch'io all'Xbox Design Lab. Mi ero perso la vecchia versione, diciamo così, di questo servizio che Microsoft ha proposto ai suoi utenti. Quest'anno però, visto che Serie X mi sta piacendo molto più della One, ho deciso anch'io di farmi il controller, e mi è arrivato finalmente. Inutile dirvi la tematica che ho scelto per la colorazione del mio controller, già lo immaginate. Comunque sia, eccolo qua ragazzi, il mio controller per Serie X del Design Lab. Come vedete c'è scritto House of the Dead. Mannaggia te Microsoft, che non mi hai fatto includere tre lettere in più, perché volevo scrivere The House of the Dead, ma non ci stava, e quindi ho dovuto contentarmi con House of the Dead. Comunque sia, come vedete, i colori li ho scelti, diciamo, ispirandomi al marquee alla parte superiore dei cabinati arcade del primo capitolo di House. Mi è piaciuto molto come è venuto, non penso lo utilizzerò, perché era un oggetto che lo volevo proprio tenere da collezione, e più che altro volevo partecipare per vedere com'era questo Design Lab. Mi è piaciuto comunque. La personalizzazione dei controller non è così estrema come la vecchia versione, avevo visto cosa si poteva fare, e in questa hanno tolto diverse cose. Però vabbè, pazienza, sono comunque contento di aver fatto il mio controller a tematica House of the Dead, che su Serie X probabilmente non arriverà mai, ma vabbè. Ma passiamo al vecchiume. Partendo dalla generazione dei 128 bit per PlayStation 2 in versione PAL, mi è arrivato Trapped, che sarebbe Kagero 2 Deception, fatto dalla Tecmo. È un titolo stranissimo, perché è una specie di action ad arene dove per sconfiggere i nemici bisogna mettere delle trappole di varie forme e dimensioni, tipo bombe, asce che oscillano e ammazzano tutti, frecce che escono dai muri. Insomma, è un titolo veramente strano. Lo volevo portare live, poi ho avuto qualche piccolo problemino a far andare PlayStation 2. Comunque sia, lo porterò perché lo voglio approfondire. L'ho provato solo qualche minuto. Idea interessantissima, anche se il gioco sembra un pelino lento, ma vedremo come andrà a finire. Sempre per PlayStation 2, ma in versione giapponese, questa è una specie di piccola bomba del mese, perché è un bundle della Gunkon 2 che cercavo veramente da tantissimo, ed è piuttosto difficile da trovare, ed è quello della Gunvari Collection più Time Crisis. Questo bundle è molto difficile da ottenere, il gioco è abbastanza facile da trovare su eBay o siti, insomma, soliti dove vendono retro game, ma il bundle in sé è piuttosto difficile. Sono comunque contento di averlo preso, anche perché è uno dei pochissimi bundle che mi mancava. Direi che dopo Time Crisis, Gun Survivor 4, quindi Resident
Devil Dead Aim, il bundle giapponese, credo non me ne manca più nessun altro, a meno che salta fuori qualcosa di strano, ma per PlayStation 2 dovrei aver concluso. Per la prima Xbox invece mi è arrivato un titolo che volevo giocare da tantissimo ed è Super Monkey Ball Deluxe. Anche questo l'ho portato live su Twitch, mi ha divertito veramente un casino, bello, frustrante, variegato, ed è veramente un titolo molto molto divertente. Questa versione deluxe include i capitoli del primo e del secondo Monkey Ball. Io provai il primo su Nintendo GameCube, non mi aveva preso in quel periodo, ma l'ho rigiocato adesso, mi è piaciuto veramente tanto. Bello e frustrante, però è un titolo veramente geniale. Poi è arrivato il momento di un po' di Nintendo Wii. È una carenza che ho nella mia collezione, ci sono tanti titoli che non ho mai preso, non avevo mai giocato, e lo sto facendo ultimamente. Difatti ho preso una piletta di giochi. Allora, tolti i primi tre, diciamo, Resident Evil, che comunque ho già giocato su altre piattaforme, in questo caso Cubo e PlayStation 2, ho preso Resident Evil 0, il Rebirth e il quarto Wii Edition, ma questi li ho decisamente presi da collezione perché non li volevo giocare, più che altro perché insieme a questi due titoli ho preso anche Umbrella Chronicles e Darkside Chronicles. Sono due titoli che avevo giocato, soprattutto il primo quando uscì il Wii tempo fa, mentre Darkside Chronicles non lo avevo ancora approfondito. Avevo tra l'altro comprato le edizioni HD che fecero su PlayStation 3, che uscirono solamente in Giappone, li avevo giocati anche lì, ma non li avevo finiti. Comunque sì, adesso li ho finiti e mi sono piaciuti veramente un sacco. Spara tutto su binari veramente molto belli per essere su Wii, ma d'altronde il Wii è anche una delle console migliori per questi giochi. Forse è stata anche una delle ultime. Continuando su Wii, non sapevo tra l'altro che questa saga fosse ancora viva, ho preso Toshinden, che dovrebbe essere il quinto Toshinden, però qua si chiama semplicemente Toshinden. Ha una meccanica di gioco molto semplice, però una volta che hai imparato a fare le combo ti diverti e c'è anche un po' di competitività, diciamo, per riuscire a realizzare le combo un po' più complicate. È un titolo abbastanza bello e l'utilizzo del Wiimote con Nunchuck non mi ha disturbato affatto, anzi credo sia proprio stato fatto molto bene utilizzando appunto questo sistema di gioco. Poi ho preso The Conduit, fatto da Sega, sempre per Wii naturalmente, ma in versione PAL tedesca. Mi piaceva la variante della copertina, il gioco comunque dentro è in italiano. Anche questo l'ho portato su Twitch, mi è piaciuto. Devo dire che questo FPS per essere dove è piuttosto valido. Poi se lo compariamo magari a tanti altri FPS che gli strizzano un po' l'occhio, tipo Bioshock per dirne uno, diciamo che non è poi così eccezionale. È un bel titolo per dov'è, però comparato ad altri c'è di meglio. L'ultimo gioco per Wii che ho preso è Cursed Mountain, e questo mi è piaciuto veramente tantissimo perché ha quel giusto misto tra Silent Hill e Resident Evil. L'ambientazione mi piace veramente tantissimo, insomma le montagne tibetane, questa idea di fantasmi, di spettri, anche le armi utilizzate nel gioco sono abbastanza interessanti, forse un pelino ripetitivo, però non si poteva di certo pretendere, anche perché è fatto da Deep Silver, non è fatto da Capcom o da Konami, quindi tanto quanto. Però questo penso sia uno dei survival horror, dopo chiaramente Silent Hill Shattered Memories, più belli che potete trovare su Wii. Veramente un titolo da prendere, costa niente ed è un gran titolo. Passando poi alla generazione ancora precedente, quindi diciamo 64 bit, per PlayStation 1 in versione giapponese ho preso Chonazo-Oh. È un titolo strano, peccato che la lingua purtroppo ostacola tantissimo questo titolo, perché è un survival horror, però si sopravvive rispondendo a dei quesiti, una specie di Chi vuole essere milionario ma in versione horror. Idea veramente interessantissima, purtroppo però non si riesce, almeno io non comprendendo il giapponese non riesco a leggerlo, quindi purtroppo non riesco a giocarlo. Però è veramente un peccato perché l'idea mi piaceva tantissimo e ahimè purtroppo online non si trova nessuna traduzione, ma chi cavolo la vuole fare di un titolo del genere. Sempre giapponese ho preso anche Waku Waku Volley dell'Atena. Questo è un gioco di volleyball molto molto carino, molto semplice nelle meccaniche, si utilizzano veramente quattro tasti, però è realizzato bene, è in pseudo 3D, diciamo che il gioco è in 3D, le ambientazioni sono pseudo 2D 3D,
titolo veramente molto semplice, molto carino, si gioca bene, divertente e costa niente, l'ho pagato 6€, quindi... L'ultimo gioco che mi è arrivato per PlayStation, ma in versione americana e tra l'altro è anche un'esclusiva, è Tale of the Sun, della Artdink. Questo titolo qua è veramente stranissimo, mi ha ricordato un po' quei giochi pazzi giapponesi, diciamo tipo LSD, quel titolo stranissimo, dove non hai dei veri o propri obiettivi, devi semplicemente andare in giro e capire un po' da te come funziona il titolo. Lo è la stessa cosa per questo qua, e alla fine ha un'ambientazione, diciamo stile cavernicoli delle epoche buie, dove tu vai in giro, ti potenzi, raccogli vestiti, raccogli scarpe, raccogli armi, vai in giro e semplicemente devi sopravvivere, perché non ci sono obiettivi, non c'è tra l'altro una storia, non c'è niente, è proprio un open world senza obiettivi e senza niente, ed è bello proprio per questo, perché è veramente diverso da tutto il resto che ho giocato fino ad oggi. Questo ultimi acquisti, ragazzi, è la fiera dei giochi a formato CD. Difatti ho preso un titolo che puntavo da un po' di tempo per continuare, diciamo, completare tra virgolette la mia collezione Mega CD PAL, e ho preso Pitfall The Mayan Adventure, ed è un gioco che non avevo mai giocato. Ho giocato i primi Pitfall su Atari, poi la saga, diciamo, mi è almeno personalmente morta un po' lì, però volevo provare questo seguito, per così dire, su Mega CD. Non a caso l'ho acquistato proprio perché in questi giorni, come avete visto sul mio canale, vi ho fatto vedere, vi ho fatto un unboxing, una piccola recensione del Mega Engine, e questo titolo naturalmente lo porterò live in Twitch una di queste sere. Diciamo che ho unito un po' le due cose, e adesso dovrei fare più che altro altrettanto per quanto riguarda i giochi per PC Engine CD. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa avete acquistato qui sotto nei commenti, così lo commentiamo insieme. Insomma, cosa state giocando, cosa avete intenzione di comprare, che cosa vi sta arrivando, state aspettando a casa. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video, e mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete mi piace sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.